il dollaro ha iniziato la prima seduta, diciamo, di quest'anno, insomma, in generale l'anno 2021, con una debolezza rispetto alle altre valute, proprio perché occorre anche concentrarsi sul Forex, quindi sul mercato valutario. Questo da molti viene interpretato come il fatto che gli investitori guardino con maggior ottimismo, almeno in questa prima fase dell'anno, rispetto al pessimismo che invece ha caratterizzato il 2020 per ovvie ragioni, e quindi di conseguenza che insomma, si sta scommettendo sulla debolezza del dollaro. Mi piacerebbe però entrare un po' più nel dettaglio con te per vedere quali movimenti potrà darci la valuta americana. Beh, la scommessa che fanno gli investitori è anche una scommessa di buon senso, ossia il dollaro tra le valute importanti, stabili, è praticamente l'unica che ha ancora i tassi sopra lo zero in positivo. Vediamo come franco svizzero, euro, yen veleggino come tassi sotto lo zero. E quindi è in pratica l'unica valuta che ancora in maniera importante può essere oggetto di taglio dei tassi e può essere ancora destinata a indebolirsi verso le altre principali valute. E quindi quello che gli investitori si aspettano è che al di là di alcuni rimbalzi che sono perfettamente legittimi, perché il mercato si muove a zigzag, ma si aspettano probabilmente che il dollaro anche per il 2021 sia destinato a deprezzarsi rispetto alle altre valute. Stiamo già guardando, Enrico, un grafico che ci hai fornito tu del dollar index. Poi andremo a vedere il cambio euro-dollaro sia su time frame giornaliero che mensile, se non ricordo male. Confermo. È perfetto. Partiamo da qui. Che movimento hai messo in evidenza con questo grafico? Allora, sì, il dollar index intanto molto brevemente è semplicemente un grafico che ci dà la forza del dollaro rispetto a un paniere di altre valute. Quindi, anziché magari andare a verificare la forza del dollaro rispetto all'euro, alla sterlina, allo yen, con il dollar index abbiamo una media della forza del dollaro rispetto al paniere delle valute principali. È nato addirittura nel 1973 e molto velocemente, come possiamo vedere nel grafico, già da inizio 2020 il prezzo stazionava del dollar index sopra area 100 e adesso siamo in area 88-89. Quindi ci dimostra come nell'arco di un anno il dollaro in media rispetto alle altre valute abbia perduto oltre il 10% e come io ho inserito la griglia di Fibonacci, l'estensione che sta tra le due ellissi gialle, che possiamo considerare degli estremi importanti sul grafico, quella estensione sia stata poi rotta al ribasso dopo luglio, poi a ottobre, novembre, diciamo, sul rettangolino azzurro che ho individuato. Il prezzo è andato a retestare quel livello che corrisponde al 100% di Fibonacci e poi in estensione adesso sta puntando al 161,8 di Fibonacci. Il 61,8 è il livello aureo, il più importante, che determina proprio l'armonia dei prezzi secondo il matematico Pisano, secondo il Fibonacci. Sì. E quindi vediamo come quel livello corrisponda in maniera quasi precisissima con la trend line in rosso tratteggiata che è in area 88 e 50, che quindi è un minimo molto importante che probabilmente il prezzo potrebbe andare a prendere e da lì potremmo avere poi un primo rimbalzo che probabilmente poi determinerà, visto che si muove in maniera antitetica all'azionario, determinerà un po' di storno sull'azionario e sulle commodities. Ma il primo obiettivo che credo possa essere raggiunto anche a breve, proprio area 88,50, quindi secondo me c'è da aspettarsi ancora qualche sessione di debolezza del dollaro e poi dovremmo vedere un rimbalzo e quindi uno storno fisiologico sull'azionario. D'accordo, come hai segnalato tu giustamente qui e come hai rimarcato mentre ci raccontavi il grafico, adesso confrontiamo proprio due grafici, come dicevamo poco fa, Enrico, mensile e giornaliero. Dimmi tu da quale vuoi partire, però così vediamo anche nel dettaglio il movimento. Partirei dal mensile per avere un quadro d'insieme Sì. che ci dimostri proprio come si fosse in presenza di un canale ribassista estremamente chiaro. È da notare che le due trend line azzurre del canale sono perfettamente parallele e quindi questo innanzitutto proprio a voler sottolineare come l'analisi tecnica esista e in alcuni casi sia di grande aiuto.
Le ultime due candele, quindi negli ultimi 2 mesi, noi vediamo come il prezzo abbia rotto al rialzo questo canale ribassista, quindi dia molto probabilmente un'inversione di trend di medio-lungo periodo. Cosa intendo dire? Che nel medio-lungo periodo mi aspetto che l'euro possa andare ad apprezzarsi rispetto al dollaro, che per l'appunto, come detto prima, mi attendo possa ancora perdere di valore. Questo è un cambio di trend fondamentale ed è un cambio di trend che appunto ci testimonia come è probabile che il dollaro possa essere ancora oggetto di taglio dei tassi. Sappiamo che adesso Biden ha scelto in squadra la Yellen, keynesiana doc, interventista a favore delle banche centrali anche in periodi di recessione, quindi ci Sì. aspettiamo ancora un dollaro debole. Ho inserito le due freccettine in nero, che possono essere indicative di quello che proprio l'analisi tecnica potrebbe portarci. E se vuoi possiamo a questo punto passare al time frame daily, cambiando grafico. Certo, assolutamente, adesso lo mettiamo subito a Ok. confronto. Ecco qui, questo è il grafico daily, adesso arriva subito e lo ingrandiamo Perfetto. anche un istante così lo facciamo vedere Sì. meglio. Eccolo qui. In parole, quelle due freccettine viste un attimo fa sul mensile ci indicavano che prima che il prezzo vada a ripartire direttamente verso il rialzo, è possibile aspettarsi il classico ritraccio, il classico pullback del canale che andrebbe a essere validato. E quindi, in parole povere, prima che il prezzo di euro-dollaro prosegui nella salita, chiedo scusa, c'è da attendersi un pullback proprio di quel canale, che corrisponde a un'area di supporto statico che prima era resistenza, in area 1,1990, 1,20, e quindi un'area anche importante come soglia psicologica, che proprio sul daily vediamo come fosse prima resistenza e come adesso è supporto. Quindi, in parole povere, riepilogando in 15 secondi, trend rialzista di euro-dollaro da adesso in poi, cambiamento quindi del trend primario da ribassista a rialzista. Prima però della prosecuzione rialzista, un normale pullback in area 1,20 che diventa area interessantissima per il long di medio-lungo periodo.